L'obiettivo della lezione di oggi è fare una panoramica su quelle che sono le varie famiglie di processi aziendali e di conseguenza dei sistemi informativi che li supportano. Ricordate le tre prospettive fondamentali sui sistemi informativi: quella funzionale, quella organizzativa e quella tecnologica, informatica. Queste sono utili nel momento in cui noi vogliamo andare a progettare un sistema informativo. È utile anche sapere che ci sono alcuni framework già predefiniti che inquadrano il problema per specifici settori e tipi di processi. Questi framework già predefiniti ci danno tutta una serie di nomenclature, di suddivisione di processi, magari già di indicazioni di processi standard in alcuni settori, che quindi facilitano il compito nell'andare a definire i processi che deve supportare un sistema informativo. Immaginate qualunque industria, i processi che devono essere supportati da un sistema informativo sono centinaia, se non migliaia. Quindi andare a descriverli e inventarseli tutti da capo è un'impresa non da poco, per cui di solito si parte con un qualcosa già predefinito. Quindi l'obiettivo di oggi è andare a vedere le varie tipologie casistiche di processi e tipologie di aziende, di domini di lavoro, e andare a vedere le relative classificazioni e framework. Nella classificazione noi possiamo andare a utilizzare diversi criteri. Una classificazione è quella che abbiamo visto la volta scorsa utilizzando quella che si chiama la piramide di Antonis, quindi andando a vedere le due classificazioni ortogonali, livelli organizzativi e funzioni. Piccola parentesi, quando io dico che due classificazioni sono ortogonali, è chiaro per tutti cosa voglio dire? Sì? No? Sì, ok. No, perché mi è capitato di parlare con dei colleghi dicendo che due cose, due classificazioni o due criteri erano ortogonali e non ricevere uno sguardo di persona che aveva capito. Quindi immagino che per qualcuno che ha fatto vari corsi di geometria abbia delle conoscenze scientifiche di base, il concetto di classificazione ortogonale sia ovvio, ma volevo solo verificarlo. Un altro tipo di classificazione è quello per famiglie. Ce ne sono tante, quello più famoso e più consolidato è quello che identifica tre famiglie diverse di processi: i processi primari, detti così proprio perché sono quelli fondamentali nell'azienda, quindi quelli che portano alla produzione del prodotto o all'erogazione del servizio, quelli di supporto e quelli gestionali. Quindi tre famiglie di processi. Oppure un altro tipo di classificazione può essere fatta andando a vedere i domini applicativi. Faccio auto, vendo servizi di telefonia, vendo servizi bancari. Quindi in base al dominio possiamo, ovviamente, come facilmente immaginate, identificare tipologie di sistemi informativi e di relativi processi molto diversi. Quindi abbiamo parlato della piramide di Antonis. Normalmente, rispetto alla versione che abbiamo visto, si fa riferimento a tre livelli organizzativi: quello strategico, quello di management e quello operazionale, operativo. Il knowledge level, che è comodo per andare a classificare alcuni particolari tipi di
sistemi informativi di solito non viene trattato, anche perché è quello meno rilevante. Un altro tipo di classificazione può essere fatta andando a pensare ai processi organizzati per famiglie. E abbiamo questo diagramma, diciamo, forma di T, in cui abbiamo i processi primari, che sono, per così dire, verticali, quindi molto specializzati. Termine verticale di solito indica un processo, un sistema che è molto specializzato. I processi di supporto alla produzione di auto, i processi che riguardano la gestione dei conti correnti bancari, eccetera. E poi abbiamo le altre due famiglie, due braccia della T, che sono quelli di management e quelli di supporto, che sono invece più orizzontali, quindi abbracciano non un settore molto specifico applicativo, ma uno spettro un po' più ampio. Ovviamente, quando parliamo di supporto, di solito facciamo riferimento a processi abbastanza standard e validi anche in diversi contesti, in diversi domini. La contabilità di solito è molto simile, sia che io produca auto oppure torte di mele. Gli aspetti invece gestionali possono variare un po' di più in funzione del dominio applicativo. Un po' più nel dettaglio, rifacendoci alla nostra T, abbiamo i processi primari che essenzialmente sono quelli che portano alla realizzazione di prodotti o all'erogazione di servizi. E se pensiamo all'università, il processo primario è l'insegnamento, la gestione dell'insegnamento. Il servizio fondamentale che offre l'università è quello di fornire insegnamento. Poi abbiamo altri processi che servono a supporto di questo, ad esempio la contabilità, tutta la gestione, ad esempio, delle tasse, che ovviamente è necessaria, molti la ritengono volentieri evitabile, ma c'è e quindi bisogna gestirla. Ovviamente però la gestione delle tasse non porta all'erogazione di alcun servizio essenziale, è un processo di supporto che permette il funzionamento del resto. La gestione delle risorse umane, quindi il prossimo anno vanno in pensione 20 professori, cosa facciamo per rimpiazzarli? Riusciamo a rimpiazzarli oppure riduciamo il numero di corsi? Gestioni di questo tipo sono ovviamente di supporto e non portano all'erogazione di alcun servizio, almeno direttamente. E poi ci sono delle varie servizi, ad esempio servizi informatici, che non riguardano soltanto i sistemi informativi, quindi il Dipartimento IT in un'azienda non è solo quello che fa funzionare i sistemi informativi, anche quello, ma ad esempio è quello che, se pensiamo all'università, permette la gestione, dei laboratori informatici. E poi abbiamo tutti i servizi generali. Quindi quelli che pensano, non so, alla gestione la pulizia dei locali, il riscaldamento, l'elettricità, eccetera. Normalmente i processi di supporto servono, come dice il loro nome, a supporto ai processi primari, quindi forniscono una serie di servizi ai processi primari, non agli utenti finali.
Abbiamo poi invece l'altro braccio della T che riguarda i processi gestionali, che riguarda invece la gestione degli altri processi. Quindi fondamentalmente abbiamo due tipologie di attività: pianificazione strategica, quest'anno i corsi a distanza li teniamo aperti o li chiudiamo? E di controllo. Ma il 15 ottobre il docente Torchiano era in aula, faceva lezione, quante ore ha fatto? In che corso? Quindi le due funzionalità fondamentali a livello di gestione sono pianificazione strategica e controllo. Poi il controllo può essere più o meno ad alto livello, ma fondamentalmente sono questi. Spesso si mette dentro questo insieme di processi gestionali quella che si chiama business intelligence. Che in realtà è un processo di supporto ai processi gestionali, quindi la raccolta di informazioni, la loro presentazione al fine di permettere delle scelte informate, di per sé non ha un'utilità di gestione, ma è di supporto a questo tipo di attività. Quindi i tre tipi di famiglie: processi primari danno direttamente un servizio ai clienti, i processi di supporto danno dei servizi che servono internamente all'azienda, all'organizzazione più in generale, mentre invece i processi gestionali guidano l'organizzazione. Un altro tipo di, terzo tipo di classificazione, ne esistono varie, ma questi sono quelli più comunemente accettati, oltre a piramide di Anthony, quindi livelli organizzativi e funzioni di business, le tre famiglie primari di supporto e gestionali, la terza classificazione è quella per domini di applicativi. Quindi abbiamo le aziende che fanno manifattura, aziende di processo, industrie delle telecomunicazioni, banche, assicurazioni, vendita al dettaglio, le varie utilities, quindi l'elettricità, gas, eccetera, amministrazione pubblica, sanità. Questi sono quelli più noti. Da questo elenco capite immediatamente che i processi primari ovviamente cambiano molto. Assemblare un'auto o prestare cure a un paziente in un ospedale richiedono sistemi informativi completamente diversi, anche se a volte non si direbbe. Quindi andare a vedere cosa succede nei vari domini applicativi è utile, perché l'esperienza ci dice che una certa suddivisione, alcuni processi sono ricorrenti. Vabbè, nelle famiglie abbiamo visto che verticale e orizzontale indicano elementi specifici e invece elementi più generali quelli orizzontali. Iniziamo a vedere un po' le varie famiglie di processi. Iniziamo da quelli di supporto. Vi dicevo che i processi di supporto sono quelli più comuni e, diciamo, indifferenziati tra le varie aziende e le varie organizzazioni, tipi di aziende e tipi di organizzazioni.
Fondamentalmente abbiamo tre ambiti principali: la parte amministrativa, la parte di risorse umane e la parte di sistemi informativi o informatici. Nella parte amministrativa abbiamo ovviamente tutto quello che riguarda la contabilità, gli aspetti più legati alle normative, quelli più di gestione finanziaria, ma ricadono essenzialmente tutti qui. Abbiamo poi la parte di gestione delle risorse umane, dove c'è ovviamente una pianificazione, e io devo sapere se il prossimo anno prevedo di licenziare o di assumere le persone, la gestione delle persone e quindi anche delle carriere, la parte amministrativa legata al personale, per esempio la gestione degli stipendi, contributi, eccetera, e una parte, qui chiamata industrial relations, ma se immaginiamo di essere in una grande azienda, un aspetto non trascurabile è ad esempio la relazione con i sindacati. Quindi tutti questi aspetti ricadono sotto un unico cappello, che è quello delle risorse umane. Abbiamo poi la parte di gestione dei sistemi informatici, in cui abbiamo alcuni aspetti più di alto livello, quindi di pianificazione e di strategia, la parte di gestione dei progetti, magari sviluppo di sistemi informativi interni e di manutenzione. Qui non sono distinti gli aspetti di hardware da quelli software, quindi la manutenzione può voler dire sostituire i calcolatori che sono a disposizione del personale. Gestione delle prestazioni, quindi fondamentalmente risorse di calcolo, ma in generale rete, la gestione dei sistemi, a voi può sembrare un aspetto tutto sommato secondario, ma la gestione dei sistemi richiede una certa quantità di forza lavoro. Il caso che alcuni di voi hanno notato stamattina, in laboratorio, chi non è iscritto, chi non aveva ancora la matricola, non poteva accedere ai calcolatori. Quindi è necessario un tecnico che gestisca il sistema di autenticazione, che vi possa inserire al volo, darvi un account temporaneo. La gestione dell'autenticazione e autorizzazione è un'attività di gestione dei sistemi, ad esempio. Poi abbiamo la parte di gestione dei clienti e anche in parte gestione con i fornitori. Poi ci sono altre attività di supporto che magari non sono così universali, ma sono un po' più specifiche per alcuni settori aziendali, alcuni domini. Questo signore qua, vestito da francescano, si chiama Luca Pacioli. È un contemporaneo e collaboratore di Leonardo ed è il primo che nel 1400, quasi 1500, ha proposto il concetto di partita doppia, quindi gestione della contabilità. Quindi, come potete immaginare, la contabilità è un qualcosa di consolidato, quindi esistono delle pratiche ben definite, molto spesso diffuse a livello internazionale, esistono degli standard, delle norme chiarissime, quindi c'è ben poco da inventare. Okay. Tutta la contabilità e finanza creativa normalmente sono al di fuori di queste regole, però non sono neanche legali, quindi non ne parleremo.
Quindi in questo settore è tutto definito e codificato fino all'ultima virgola. Abbiamo vari livelli di contabilità, ad esempio abbiamo una contabilità, ad esempio a livello di sezione o di dipartimento, che riguarda ad esempio le relazioni con cliente fornitori, la gestione di pagamenti e crediti. E abbiamo invece una contabilità, diciamo, istituzionale che non interagisce direttamente con clienti e fornitori, ma fondamentalmente adempie a obblighi di legge. Quindi il bilancio, ad esempio, se siete quotati in borsa, avete altri obblighi, sicuramente ne sapete più voi di me. Abbiamo poi un aspetto di contabilità, diciamo, di gestione che invece riguarda un po' più i meccanismi di funzionamento interni. Però, ripeto, tutto questo è codificato da 500 anni, con qualche piccola evoluzione, ma tutto sommato non eccessiva. Un altro insieme di progetti, scusate, di processi di supporto altamente standardizzati sono quelli che riguardano le risorse umane. Quindi pianificazione fondamentalmente, quindi devo capire le abilità che sono richieste internamente all'azienda. Quindi, oltre a assumere, mandare in pensione e licenziare le persone, ci sono altre attività che riguardano ad esempio il training. Se io ho un avanzamento tecnologico della mia azienda, ragionevolmente dovrò preoccuparmi di andare a riqualificare le persone che ci lavorano in modo che possano utilizzare ad esempio nuovi macchinari più avanzati. E queste cose ovviamente non le posso fare dall'oggi al domani, ma richiedono una pianificazione abbastanza lunga. Gestione delle relazioni, ovviamente di solito sindacali. E poi abbiamo la parte amministrativa delle risorse umane, quindi la gestione di ferie, permessi, malattie, eccetera. Libro paga e poi tutti gli altri aspetti, quindi la parte di pensioni, contributi previdenziali, quelli assistenziali, la gestione delle tasse, eccetera. La parte amministrativa qui, di nuovo, molto spesso è condizionata pesantemente da quelli che sono i vincoli legislativi. E poi abbiamo la parte di diciamo, management all'interno delle risorse umane che riguardano la gestione un po' delle attività varie. Altro settore abbastanza standard è il settore IT. Nonostante il tipo di sistemi informativi vari enormemente da un tipo di industria all'altro, ci sono alcune attività di base dei sistemi di gestione dei sistemi informatici, non solo informativi, che sono in comune. Beh, ovviamente, pianificazione, produzione e operatività. Quindi devo, ovviamente, come in tutti i processi, avere alcuni
insiemi di processi, avere alcuni filoni che riguardano la mia pianificazione. Ricordate il discorso che facevamo sull'evoluzione tecnologica, quindi devo decidere ad esempio quando e come aggiornare i sistemi operativi piuttosto che l'hardware a disposizione. La produzione può voler dire semplicemente acquisire dall'esterno e personalizzare dei pacchetti, e poi abbiamo l'operatività, quindi la gestione del funzionamento dei sistemi informativi, che come dicevo prima può richiedere parecchio effort, e soprattutto è quello che deve essere fatto in continuo. Abbiamo poi, oltre ai processi di supporto, che sono, abbiamo detto, largamente standard, i processi gestionali. I processi gestionali cambiano un po' in base al livello in cui vengono applicati. Se pensiamo a livello strategico, normalmente qui abbiamo attività di planning strategico, quindi pianificazione di lungo termine. La business intelligence o i processi di business intelligence supportano queste attività di solito. Poi abbiamo a livello di management, a livello operativo, un controllo di management e un controllo operativo. Quindi pianificazione in alto, controllo nei due livelli intermedi. C'è un po' di confusione, di bisticcio di parole tra managerial processes e management level. Ok? Le due cose non sono la stessa, per cui io faccio gestione sia a livello operativo che a livello di management. Quindi i processi di gestione permettono di gestire anche aspetti, tra virgolette, gestionali, perché devo fare un'operazione di controllo. Storicamente cosa è successo? L'automazione, quindi l'applicazione dei sistemi informativi, è partita dal basso, fondamentalmente dal livello operativo. E man mano si è espanso verso l'alto. La parte di pianificazione strategica, di business intelligence, è un qualcosa che direi in questo momento è quella più in evoluzione. Tanto per farvi un esempio concreto, se pensiamo a organizzazioni quali la pubblica amministrazione, in questo momento si fa un gran parlare di quelli che si chiamano open data. Gli open data di solito non servono per le parti basse operative, è un qualcosa che riguarda dati storici, quindi sicuramente non faccio il controllo di quello che sta succedendo adesso, e permettono più che altro di fare una pianificazione o comunque una valutazione ad ampio spettro. Quindi, quando parliamo di alto livello di pianificazione strategica, l'obiettivo è fare una strategia per la mia organizzazione, capire cosa e in che direzione dovrà muoversi l'organizzazione. Ovviamente le attività a questo livello sono tutt'altro che pianificabili, nel senso che in base alle necessità, agli eventi esterni, io posso andare a attivare un processo decisionale che mi porti a pianificare cosa farà la mia azienda da un momento all'altro. Quindi non c'è una chiara pianificazione, non c'è una periodicità. È un qualcosa che viene fatto
quando necessario. In questo contesto ci sono tutta una serie di tecniche che vedremo come possono essere applicate. L'altro aspetto di gestionale, diciamo, riguarda invece il controllo. Controllo che può essere fatto sia a livello gestionale che a livello operativo. Quindi ho quello che è un classico ciclo di controllo in cui viene eseguito qualcosa, prendo i risultati, li analizzo, li confronto con quelli che erano i miei obiettivi e eventualmente identifico delle azioni correttive. Azioni correttive che quindi andranno a modificare come e cosa viene fatto, il risultato verrà di nuovo misurato, verrà analizzato, confrontato con quelli che erano gli obiettivi e eventualmente si prenderanno ulteriori azioni correttive. Quindi tutte queste attività devono essere supportate da un sistema informativo. Quindi, a livello di management, io normalmente ho dei budget, tipicamente di spesa, e quello che devo fare è andare a confrontare le mie spese attuali con quelle che avevo a budget. Se vogliamo, questa parte è tutto sommato più burocratica e di routine e fondamentalmente non cambia tantissimo da un dominio all'altro, nel senso che se io ho pianificato di spendere tot e ho speso di più, dovrò andare in qualche modo a tagliare i costi. Come tagliare i costi magari dipende dal dominio, ma la parte di confronto fondamentalmente è abbastanza indipendente dal dominio. La parte di processi gestionali che riguardano invece il livello operativo, e questa invece cambia abbastanza perché dipende dal tipo di attività e di dominio in cui mi trovo. Quindi avrò degli indicatori specifici, andrò a valutare la produttività, i litri di benzina raffinati per ora, il numero di auto prodotte al giorno, eccetera, e in base a quelli che erano i miei piani dovrò andare a prendere delle decisioni. Mentre l'attività dei processi gestionali a livello operativo hanno una frequenza elevata, posso accorgermi che la mia fabbrica sta producendo qualcosa di sbagliato con settimane di ritardo, me ne devo accorgere all'istante. La parte di processi gestionali del livello di management di solito hanno una cadenza un po' più rilassata. Alla fin fine i processi gestionali sono quelli che ci devono portare a prendere delle decisioni. Ci sono una serie di teorie sul decision making, diciamo che quelli più noti sono Simon del 58 e Gorin Scott Morton del 71, che fondamentalmente hanno individuato tre principali tipi di decisioni: strutturate, semistrutturate e non strutturate. Probabilmente sto ripetendo cose che alcuni di voi hanno già sentito in altri corsi. Non andremo molto a fondo, ma è un ripasso in modo da essere sicuri che tutti abbiano alcuni concetti fondamentali chiari. Abbiamo delle decisioni strutturate quando
posso seguire un processo chiaro, se vogliamo algoritmico, per arrivare a una decisione, quelle semistrutturate non sono così automatiche, c'è bisogno di un po' di regole di buon senso, mentre invece le decisioni non strutturate assolutamente non c'è nessuna procedura che posso seguire e alla fin fine la decisione è poi soggettiva. Quindi esempi di decisioni di questo tipo in vari livelli, ad esempio a livello operativo, decidere se riassortire lo stock di materiale è una decisione assolutamente strutturata. Ho una soglia di riordino, se scendo sotto quella emetto un ordine. Più chiaro di così. A livello strategico, ad esempio, l'approvvigionamento di capitale è una decisione semistrutturata. Ho moltissimi parametri che mi dicono come sia meglio fare, alla fin fine però non è possibile prendere la decisione in maniera automatica, ma deve esserci un minimo di intelligenza che segua delle regole generali, che non possono essere scritte in un algoritmo. Un altro tipo di scelta, ad esempio a livello di management, l'andare ad assumere dei manager è un qualcosa che è una scelta completamente non strutturata. Io ho a disposizione un curriculum e devo scegliere se questa persona va bene o no. Oppure ho più curriculum e devo scegliere quella più opportuna. E ovviamente ho molta difficoltà a automatizzare questo tipo di scelta. L'unico tipo di automazione che posso avere è, ad esempio, mettere un form su web che permetta ai candidati di inserire il curriculum in maniera strutturata, in modo da avere i vari curriculum disponibili in formato elettronico, strutturati secondo lo stesso framework, secondo la stessa struttura, e poterli confrontare più facilmente. Fondamentalmente è gestione dei documenti. Oltre il sistema informativo non può andare. Più aumento il livello di strutturazione della mia decisione, più il sistema informativo mi può aiutare. Quindi, in funzione di quanto sia strutturata la decisione e di quanto siano strutturate soprattutto le informazioni che posso utilizzare, di solito sono abbastanza legate, ma non necessariamente, io potrò avere diversi tipi o livelli di automazione. Per cui, se ho informazioni altamente strutturate e tipo di decisioni strutturate, posso automatizzare completamente le decisioni. Il mio stock scende sotto la soglia di riordino e metto l'ordine. Non è necessario alcun intervento umano. In alcuni casi io ho delle decisioni che non sono molto strutturate, ma ho informazioni altamente strutturate. Ad esempio, ho degli indicatori molto chiari. Quindi, ad esempio, devo andare a pianificare in che zona andare a costruire delle fabbriche o degli impianti nuovi.
Ovviamente ho tutte le informazioni sui costi dei terreni, ho informazioni sulla disponibilità di vie di comunicazione, eccetera. Quindi le informazioni che ho a disposizione sono molto ben chiare e strutturate, quindi so se un terreno costa di più o di meno di un altro, so se ho più facilità o costi di trasporti, so disponibilità di, ad esempio, linee ad alta tensione, se queste mi servono. Se andiamo a ragionare a livello globale, so anche il costo della manodopera in base alla nazione in cui vado. Quindi le informazioni che ho a disposizione sono altamente strutturate. Tuttavia, il prendere una decisione a fronte di tantissimi parametri non è un qualcosa che può essere fatto in maniera algoritmica. Per cui ho una parziale automazione di questi processi, ma non totale. Dipende molto dal contesto in cui mi trovo. Quindi, in base al livello organizzativo, avrò diversi tipi di processi, di solito di controllo in basso, di pianificazione in alto, e in base al tipo di decisione, alle informazioni che posso utilizzare, avrò la possibilità di automatizzare più o meno. E poi ci sono i processi primari. Quindi, abbiamo detto, tre tipologie di processo. Management, quindi gestionali, di supporto e primari. Abbiamo visto quelli di supporto, standardizzati e altamente ripetitivi. Quelli di management, che cambiano un po' in funzione del livello e del tipo di decisione che devo prendere, e poi ci sono quelli primari, che di solito, proprio perché, come illustrato qua, sono verticali, sono altamente dipendenti dal dominio in cui andiamo a lavorare. Quindi, innanzitutto, devo andare a capire qual è il dominio in cui lavoro. E in base al dominio posso andare a identificare alcuni processi standard. Difficilmente avrò processi comuni o molto simili tra domini differenti. Un dominio molto studiato è quello del manufacturing. Qui ho vari standard e varie soluzioni. Una teoria abbastanza comune che è la base delle varie classificazioni è quella del value chain, la catena di valore. Voi sapete tutti già cos'è la value chain? No. L'idea della value chain è andare a vedere le operazioni fatte da un'azienda come una catena di attività, una dopo l'altra, che aggiungono progressivamente valore a quello che magari era il processo, le materie prime di partenza, o le informazioni di partenza su quello che andiamo a fornire un servizio. Di solito all'interno di questa catena abbiamo alcuni processi che potremmo dire core o primari e altri che invece sono di supporto, quindi torniamo all'idea di processi primari e di supporto. Non entro nel dettaglio, giusto per darvi un'idea, questa è la figurina standard con cui si riassume l'idea della value chain. Io posso andare a calcolare il valore di quello che è stato prodotto dalla mia azienda andando a vedere il valore aggiunto dalle varie passi di produzione, a partire dall'ingresso, la parte operativa, la parte di uscita, quindi di vendita, di logistica, il marketing e i servizi, quindi supporto post vendita di solito. A questo
si aggiunge un certo margine e quindi ho il mio valore finale, scusate, il mio costo, che sperabilmente è diverso dal valore. Oltre a questa serie di attività primarie, ho tutte le altre attività di supporto che ricadono nella famiglia di processi di supporto che abbiamo visto prima. Come vedete, ci sono vari concetti che tornano in un modo o nell'altro, anche perché non c'è un'unica sistematica classificazione dei processi o vista. Quindi io posso prendere diversi tipi di prospettive e ovviamente mi ritroverò i concetti più o meno diversi presi da prospettive diverse. Quindi l'idea è che io nella mia value chain avrò tutta una serie di attività primarie e in base alle specifici tipi di attività e di dominio potrò identificare casi specifici per ogni dominio. Questo tipo di struttura funziona molto bene per le aziende manifatturiere, ovviamente, perché devo acquisire il materiale, lavorare, trasferirlo, ho tutte le fasi di marketing e di vendita e poi ho normalmente un servizio, parte di ricambio ad esempio. Si può applicare anche altri tipi di aziende, ma fondamentalmente è nato in quel contesto. Legato alla value chain, io posso avere un tipo di classificazione legata ad esempio a quello che è il portafoglio applicativo. Quindi mi focalizzo su ciascuna delle attività primarie e vado a vedere che tipologie di applicazioni posso avere. E in base al tipo di industria manifatturiera posso identificare tipologie standard. Un altro tipo di classificazione può essere fatta in base al tipo di processo. Normalmente posso avere un processo di pianificazione o un processo esecutivo. A livello di pianificazione ho la pianificazione vera e propria, con cadenze temporali più o meno lunghe, o posso avere un'analisi strategica. In fase di esecuzione io posso avere la gestione dei dati relativi a processi e ordini, la gestione degli ordini, la gestione dei materiali e la gestione delle operazioni fisiche, quindi la produzione. Sì. Il portafoglio applicativo è l'insieme di applicazioni che io posso avere a disposizione per svolgere particolari attività. Quindi è come andare in un supermercato e andare a scegliere i vari detersivi di cui avete bisogno. Quindi posso andare a combinare le mie posso costruire il mio portafoglio e andare a selezionare quelli che mi servono e si adattano alle mie esigenze meglio. Allora, quando parlo di pianificazione, io posso fare la pianificazione a diversi livelli, posso fare quella che è molto di alto livello, un'analisi strategica, oppure posso fare pianificazioni a medio o lungo termine. Ovviamente ogni livello è caratterizzato da un orizzonte temporale, da un ambito e da un insieme di obiettivi che variano in funzione di qual è l'orizzonte temporale. Quindi normalmente se ho un orizzonte temporale breve, l'ambito
cui mi limito è non quello di un impianto intero, ma magari quello di una cella di manufatturiera. Se ho i processi esecutivi, anche in questo caso di solito posso avere ambiti diversi e elementi diversi con cui trattare. In questo caso ho i dati di prodotto e di processo che sono qualcosa di comune a tutta l'azienda e poi ho la gestione degli ordini, del materiale e delle attività fisiche che riguardano ovviamente diversi tipi di eventi che avvengono nell'azienda. Quindi, in funzione del tipo di esecuzione che io devo gestire nel mio sistema informativo, andrò a avere la necessità di diversi tipi di sistemi informativi. Quindi, volendo mettere assieme le fasi di standard della catena di valore con i tipi di processi, io posso avere tutte le varie possibili combinazioni. Quindi posso avere la necessità di fare pianificazione strategica per la fase di distribuzione, gestire i dati a livello di fornitori. Per cui io, incrociando le varie fasi con i tipi di processi, posso andare a identificare tutta una serie di tipologie di applicazioni, di sistemi informativi che mi possono servire. Quindi io vado a costruire quello che è il mio portafoglio applicativo pescando le applicazioni di cui ho bisogno e cercando di mappare le applicazioni esistenti su questo schema di riferimento. Adesso vediamo alcuni esempi, ad esempio a livello di esecuzione alcuni dati fondamentali che sono utilizzati a livello dell'intera azienda sono i dati di prodotto di processo. E qui abbiamo diversi tipi di sistemi informativi. Ad esempio, abbiamo dei PLM, Product Lifecycle Management, sono dei sistemi che essenzialmente gestiscono il ciclo di vita di un prodotto, quindi con tutte le fasi. Altro tipo di sistemi informativi è quello che si chiama Bill of Materials, BOM. Quindi fondamentalmente, se io devo fare un'operazione di assemblaggio, mi interessa sapere quali elementi mi servono e quindi devo sapere esattamente il tipo, il produttore, i costi, eccetera. Quindi la gestione di questo elenco di pezzi, che non è banale se pensiamo a sistemi grosse dimensioni, pensate a un'auto, quanti componenti ci sono all'interno di un'auto, se io non ho una gestione dettagliata di tutte le sue parti, difficilmente riuscirò a gestirle. All'interno della parte di esecuzione ho tipi di sistemi informativi spesso identificati da acronimi, quindi abbiamo la parte di CAD e CAM che riguardano la parte di progettazione, il Product Lifecycle Management che mi gestisce tutto il ciclo di vita, abbiamo gli MRP che permettono di pianificare tutto il processo di esecuzione, e abbiamo invece nella parte di operativa dei sistemi che si chiamano CIM,
che sta per Computer Integrated Manufacturing, quindi sistemi che permettono di gestire la manifattura in maniera automatica. E sistemi CIM di solito possono essere applicati a diversi ambiti, dalla singola macchina all'intera azienda. E per ogni particolare livello avremo delle tecniche e delle tecnologie a disposizione ben diverse. In un'azienda di manifattura, quindi, abbiamo tutta una serie di sistemi che sono coinvolti. I sistemi CIM che riguardano la fabbricazione, che possono essere legati alla singola macchina oppure tutto al flusso intero dell'azienda, tutta la parte centrale che spesso va sotto il nome di ERP, i sistemi di pianificazione per le risorse necessarie alla produzione, quindi che riguarda in parte la fabbricazione ma soprattutto l'approvvigionamento, la parte di progettazione gestita dai sistemi CAD e CAM, tutto il ciclo di vita dei processi gestito dai sistemi di PLM, la parte finale di interazione con l'utente gestita dai sistemi di CRM e in generale, quando devo integrarmi con vari clienti, sono in una catena complessa di clienti e fornitori, dei sistemi SCM, Supply Chain Management. A parte questa sfilza incredibile di acronimi, che sono, mi rendo ben conto, difficili da memorizzare, è bene capire che se voi dovete andare in un'azienda e pensare ai sistemi informativi, dovete avere ben chiaro quali sono le esigenze dell'azienda e capire quali sono i pacchetti tipici. Quindi, capire quali sono i significati e lo scopo di questi vari sistemi è fondamentale per potervi orientare all'interno dei sistemi informativi di un'azienda, diciamo di medio-grandi dimensioni. Un aspetto che abbiamo trattato, di cui abbiamo parlato brevemente nelle scorse lezioni, è quello del supply chain management. La gestione della catena di fornitori è un esempio standard di sistemi informativi che permettono l'integrazione di più organizzazioni. Essendo un problema così comune, soprattutto nelle aziende manifatturiere, esiste un'organizzazione che si chiama SCORE, Supply Chain Operation Reference Organization, che ha proprio lo scopo di standardizzare tutte le procedure legate alla gestione di una supply chain. E esiste uno standard ben definito in cui compaiono tutti i singoli processi per gestire una supply chain. Quindi abbiamo i vari processi, pianificazione, di esecuzione e anche quelli di supporto, e abbiamo di solito vari livelli di dettaglio. Lo standard score prevede 3 livelli. Quello che è un livello alto di pianificazione, quello che è un po' più dettagliato di diciamo, personalizzazione e specializzazione dei processi, e poi quello di processo che invece descrive il singolo processo. Giusto per darvi un'idea,
Io parto da quelli che sono gli aspetti fondamentali della supply chain, quindi la pianificazione, l'approvvigionamento, la produzione e la consegna, e a partire da questi processi di alto livello, andando a selezionare quelli che mi interessano, identifico alcune famiglie di processo. Queste famiglie di processo possono poi essere ulteriormente specializzate, quindi alla fin fine io avrò, prendendolo dallo standard, una serie di processi di base che mi permettono ad esempio di andare a fare la pianificazione piuttosto che l'approvvigionamento. Una volta che io so quali sono i processi di base che mi servono per le mie specifiche necessità, andrò poi ovviamente a calare questo processo standard nella mia realtà aziendale. La parte di calare un processo standard nella realtà aziendale è ovviamente l'unico che è fuori dall'ambito dello standard. Un altro tipo di organizzazione, tanto per aumentare un po' la confusione, è quella che viene fatta invece dai produttori di sistemi informativi. Quindi, ad esempio, qua c'è una serie di categorie di processi, quindi non singoli processi, per l'ambiente automotive. Qui abbiamo degli elementi standard, quindi inbound logistics, supplier relationship management, abbiamo degli aspetti di lean manufacturing, degli aspetti di servizi e di supporto all'azienda. Ad esempio questo è per l'industria automotive. Qui abbiamo tutta una serie di processi per il car rental. Ovviamente all'esame vi chiedo la terza casella a partire dal basso. Vi presento tutta questa insieme di casistiche, ovviamente come esempi, qui è ovvio che non andremo nel dettaglio. Quello che dovreste poi sapere alla fine, ovviamente, se vi chiedo cos'è un supply chain management system, quali sono le sue funzionalità fondamentali. Okay. Poi, di tutte queste tipologie di processo, vi interesserete se andrete a lavorare in uno specifico settore. La gestione dei rifiuti. E qui abbiamo le varie categorie di processi. Ovviamente ad alto livello abbiamo quello che è l'enterprise management, che c'è dappertutto, la gestione con i clienti, e poi abbiamo gli aspetti un po' più specifici di basso livello, sia operativi che di gestione. Ad esempio la gestione delle flotte, la gestione delle discariche, la classificazione dei rifiuti, sono tutti processi, diciamo, a livello operativo, che sono tipici di questo settore. E quindi ci sarà qualcuno che vende dei moduli di un sistema informativo che vi permette di fare la classificazione dei rifiuti. Operazione che ovviamente, sapete, è abbastanza complicata. Questa classificazione qua, ad esempio, è fatta da SAP. Ce n'è un'analoga, diversa ovviamente, fatta da Oracle. Analoga ma diversa. Tutte queste classificazioni ovviamente non sono standard, sono proprietarie, quindi non sono neutre rispetto al chi vende il sistema informativo, e ovviamente non sono interoperabili, per cui se avete, tornando all'esempio di prima,
la classificazione dei rifiuti fatta da Oracle, probabilmente la gestione delle discariche fatta da SAP non ci comunicherà tanto facilmente. E questa è la classificazione fatta da chi vende. Poi ci sono altre classificazioni fatte da chi integra, per cui Accenture avrà il suo schema standard da seguire. Mentre la classificazione di chi vende sono pubbliche, perché ovviamente devono comunicare con chi comprerà, tutti i segmenti, le classificazioni fatte dagli integratori, soprattutto se sono società di consulenza, di solito sono private e mantenute di solito tali. Non sempre quelle di chi integra e quelle di chi vende sono compatibili. Ci sono poi delle iniziative, diciamo, open, in cui cerca di fare un'operazione pubblica e definita e accessibile a tutti. Ma il punto è che in funzione di ogni specifico settore, prendiamo ad esempio l'aspetto telecom, abbiamo delle esigenze diverse. Quindi se pensiamo all'aspetto di un operatore telecom, abbiamo la gestione dei clienti, la gestione della rete e poi la gestione del personale, che sono i tre aspetti fondamentali da gestire. E poi possiamo avere diversi tipi di clienti, i privati e le aziende. Quindi l'importante è poter gestire questi diversi aspetti. Poi teniamo conto che la gestione dei clienti e la gestione della rete sono strettamente legati, perché quando io devo fare l'accounting e il billing di una telefonata, devo andare a recuperare le informazioni del cliente e incrociarle con l'uso della rete. Quindi sono la rete e i clienti due cose separate, magari da un punto di vista puramente economico, ma da un punto di vista di funzionamento invece sono strettamente correlati. Ci sono framework per la gestione delle aziende che forniscono servizi, delle utilities, delle banche, in cui ovviamente la parte di customer relationship management assume un ruolo molto importante. In generale, per tutti quelli che forniscono servizi, il CRM è un aspetto fondamentale. Assicurazioni, ad esempio. Vendite e pubblica amministrazione. Quindi l'esame è molto semplice, io vi metto 30 acronimi e il vostro voto è uguale al numero di acronimi che vi ricordate. Allora, in questo contesto S sta per Enterprise System, quindi un sistema di alto livello. ERP ne abbiamo parlato, quindi Enterprise Resource Planning, è quello che riguarda tutte le attività core di un sistema. CAD e CAM probabilmente l'avete già sentiti nominare, il Product Lifecycle Management è tutto sommato secondario, i CIM sono i sistemi di automazione industriale. I sistemi SCM sono quelli di supply chain management, che sono fondamentali. Manufacturing resource planning è un altro aspetto importante, e CRM è un altro tipo di
categoria dei sistemi informativi che è fondamentale. Quindi, a parte quelli molto specifici e settoriali, avere un'idea di che cosa sono tutti questi queste sigle, adesso a parte per il superamento dell'esame, è utile per capire di cosa si parla. Quindi se andate in un'azienda e vi parlano dell'MRP, se voi fate la faccia stupita di chi è caduto lì in quel momento, non fate una bella figura. Okay. Quindi so che è sostanzialmente nozionistico, ma ci ritorneremo su durante il corso, riprenderemo molte di queste sigle, quindi alla fine almeno quelle principali vi risulteranno più note. Il messaggio fondamentale è che non esiste il sistema informativo, esiste soprattutto per i processi primari, di quelli di cui abbiamo parlato ultimamente, tutta uno spettro di sistemi informativi specifici per date esigenze. Quindi avere un meccanismo o un criterio di classificazione è fondamentale per andare a iniziare la fase di analisi di che cosa serve alla vostra azienda. Quindi tutte queste classificazioni sono utili per andare a inquadrare il problema e capire di cosa si sta parlando. Poi, al passo successivo, ci sarà andare a capire le esigenze specifiche dell'azienda in modo da poter effettivamente andare a progettare o personalizzare il sistema informativo che ci interessa. Questo è il sunto di questa lezione in cui ho elencato a raffica vari acronimi. Okay. Un po' li dovete sapere, alcuni sono fondamentali, ma in generale il concetto è necessaria una classificazione, altrimenti ci si perde. Ci vediamo venerdì.